In tanti anni di attività, Elena ed Elisa hanno visto migliaia di persone sedute di fronte alle due slot machine nella saletta laterale del loro locale, il via Vai in via Panfiglia 33 a Ravenna, padri di famiglia, madri con bambini, anziani. E dopo 14 anni si sono guardati in faccia e hanno deciso, si sono dette via le slot. E così è stato. Ieri mattina le due slot, machine e la macchinetta cambia soldi sono state portate via. Da quel momento Elena ed Elisa non hanno perso un secondo ed hanno colto la palla al balzo per rinnovare completamente il locale. Un nuovo colore alle pareti, più tavolini per i clienti e tante novità per dare una ventata nuova al caffè via Vai. Due donne vulcaniche, Elena, volto e cuore dell'associazione Strafatti di Vita e non di Droghe, e Elisa che quando non è dietro al bancone è uno dei clown dell'associazione perpetua zoom. Ma sono più di una le motivazioni che le hanno portate. A prendere la decisione di togliere le slot, non ultimo il fatto che quasi quotidianamente vi sono spaccate notturne compiute per portare via il denaro dalle macchinette. Come avete deciso? Quando abbiamo saputo il giorno della più o meno che ci scadevano, hanno chiesto se potevamo fare un... una chiacchierata per poter fare il rinnovo. Noi ci siamo guardati nella faccia e abbiamo detto assolutamente no. Finalmente abbiamo cavato le slot, le, le macchinette, avevamo due macchinette da 14 anni quasi e abbiamo deciso a scadenza di contratto quest'anno finalmente di cavarle per una serie di motivi per quello che riguarda comunque quello che sta succedendo nella nostra città del degrado e delle spaccate che troviamo ogni mattina che può uno ha un'attività e può entrare e trovarsi tutto sfasciato perché comunque non portano belle persone, perché comunque non è educativo per i nostri figli, perché siamo mamme anche noi, quindi capiamo che questa cosa non può essere assolutamente educativa per i nostri figli. E quindi niente, abbiamo preso questa decisione dopo 14 anni, dopo quattro volte che ci sono entrati nel, nel bar dove abbiamo proprio per le slot. E niente, abbiamo finalmente deciso di cavarle e nel frattempo rinnoviamo anche il locale, passeremo proprio il weekend qui a lavorare, dove domani oltretutto è il nostro compleanno e staremo qui a lavorare per, per finire il prima possibile, per accontentare i nostri clienti. E niente, siamo, siamo contente finalmente di questa cosa, rinnoveremo poi il locale perché anche noi abbiamo bisogno di caricarci ogni tanto, abbiamo bisogno di, di novità. Quindi per il brindisi inaugurale l'appuntamento è per lunedì a partire dalle 18.